Ciao a tutti ed eccoci insieme in un altro video natalizio. Allora, oggi faremo questi fantastici, bellissimi, superlativi fiocchi di neve che, se vedete, hanno molti dettagli. Allora, questo stampo l'ho preso da Miniature Fit. Tra l'altro vorrei rompere tutta la plastica perché sennò non sono contenta. Vi faccio vedere bene i dettagli dello stampo, cioè visti così sono veramente bellissimi, sono piccolini, non sono grandissimi perché, se vedete comunque la mia mano, sono piccoli. E li faremo con queste due resine UV di Soffi & Toffi, una bianca e l'altra normale, trasparente, e poi ci metteremo dentro i brillantini, questi qua che avevo preso da Blippo, che sono quelli praticamente per fare nail art, li avevo presi appunto per le creazioni in resina. E niente, bando alle ciance, apriamo subito il pacchettino. Ah, non si aprono. Ma sono molto carini comunque, se vedete. Volevo usare appunto quelli blu. Poi stavo pensando, essendo che ci sono le stelline gialle, volevo, non so se metterci dentro le stelline. Ma mi sa che userò questi qua blu, di sicuro. Quindi tiriamoli fuori. Poi vabbè, fruttini non penso c'entrino molto, però secondo me utilizzerò solo questi due qua, i brillantini argento, questi qua, e i brillantini blu. Questo perché sono già molto dettagliati i fiocchi di neve e quindi non volevo metterci chissà che cosa. Alcuni li farò trasparenti, alcuni li farò bianchi, semplici, e altri, in altri invece ci metterò i brillantini. Partiamo subito, partiamo con quella bianca. Allora, io farei questo qua, piccolino, bianco, che mi ispira un sacco. Thank you.
Thank you.
qua, abbiamo finito di farle asciugare. Questo qua è il risultato finale. Aspettate che focalizzo, non so perché a volte la videocamera non focalizzi. Ok. Allora, alcuni li ho fatti un po' bombati, perché ci ho messo più resina, essendo che c'erano questi dettagli che si dovevano riempire, soltanto essendo piccolini non entrava la resina proprio, quindi ho dovuto mettere più resina e sono usciti un po' più bombati. Invece questi qua sono un po' più piatti. E niente, io inizierei da questo qua, che mi sembra bellissimo. Infatti è venuto benissimo. Guardate com'è bello, trasparente. Trasparente è bellissimo perché si vedono proprio tutti i dettagli. Bene, questo qua è venuto benissimo. Proviamo questo qua piccolino. Ah, questo qua non si era ancora asciugato bene. Infatti si vede. Niente, io lo rimetto dentro, provo a riasciugarlo. E a vedere se esce meglio. Proviamo a vedere questo qua piccolino. Vediamo subito. Aspettate che focalizzo. Questo qua è molto carino anche, anche per i dettagli. Ecco, l'unica cosa è che questo stampo qua, secondo me, non è molto adatto per la resina, perché queste parti qua non c'è entrata bene la resina. Sì, scusate, il mio pollice, mi sono praticamente scarnificata. Cioè, è bellissimo per i dettagli e tutto, tanto che se vedete ho messo un po' più di resina qua strabordata ed è uscito come è uscito. Poi proviamo questo qua bianco. Anche questo è bellissimo, cioè i dettagli di questo stampo sono bellissimi. Sono davvero molto belli. Mi sa che anche questo qua non si è asciugato benissimo, eh. Sì, infatti è rimasto dentro il bianco. Cioè, però i dettagli sono bellissimi comunque in ogni caso. Proverò a rimetterlo dentro e asciugarlo bene. E aspettare che si asciughi bene. Ecco, questo qua si sta già staccando praticamente. Ma non capisco perché non focalizza la videocamera. Anche questo è super pieno di dettagli. Se vedete. Vediamo se riesco a farlo focalizzare. Ecco l'unica cosa che appunto secondo me questo stampo qua non va molto bene per la resina. Poi vediamo questo qua piccolino trasparente. Molto bello anche questo. Bellissimo. C'è dei dettagli bellissimi. Quelli trasparenti sono usciti, cioè si sono asciugati bene sotto la lampada. Mentre gli altri, essendo che comunque non è uno stampo trasparente, non si sono asciugati molto bene. Vediamo anche questo qua. Anche questo è bellissimo, cioè è venuto benissimo. Secondo me questi stampi qua con così tanti dettagli devono essere fatti trasparenti. Qua ci ho messo... In questo ho messo dentro praticamente brillantini quelli argento. Infatti non so se si vedono. In traslucenza. Ed è venuto benissimo. Bellissimo anche questo. Poi proviamo questo qua. Anche questo è venuto bellissimo. Guardate. È venuto molto bene. Cioè quelli trasparenti sono venuti davvero benissimo. Mentre gli altri, cioè vedete. Qui è rimasta una parte di azzurro, visto adesso qua. Mentre gli altri che ho fatto bianchi non sono venuti benissimo. Infatti vediamo questo. Questo qua è bianco e argento, vedete? È venuto bene. L'unica cosa è che non si è asciugato neanche questo. Cioè, vedete, c'è ancora sotto la resina. Quindi rimettiamo dentro anche questo qua. Insomma, tutti quelli... Ah, ma mi sa che ho tolto quello di prima. Ah, pensavo di averne tolto un altro, invece era quello di prima. Bene, fantastico. Togliamo questo. No, si è rotto subito, ragazzi. Questo qua si è rotto subito. Però non è venuto malissimo. Togliamo fuori questo qua. Ok, ragazzi, essendo che hanno troppi dettagli sottili, si rompono subito. Però comunque siamo venuti benissimo, dai. Cioè, siamo venuti bene. Ecco, tutti questi qua bianchi, io direi di ripassarli sotto un'altra volta sotto la lampada e cercare di ritirarli fuori.
Ok, proviamo a rivedere come sono venuti questi qua bianchi. Ne ho ripassati altri 4 minuti. Vediamo se li focalizza. Ne ho ripassati altri 4 minuti, ma non si sono asciugati benissimo. Non so cos'altro fare io, sinceramente. Cioè, più di così. Boh. Ne ho passati praticamente un quarto d'ora, 20 minuti, perché l'ho fatto andare più di una volta, ovviamente. No. Sì, dai. Cioè, secondo me queste creazioni qua devono essere fatte trasparenti, perché si vedono molto di più anche i dettagli. Vabbè, queste qua sono uscite delle cose brobbiose. Non importa. E ragazzuoli, cioè... resina UV, sinceramente. Vabbè, lasciamoli così. C'è l'ultimo questo qua. Questo argento. Che l'avevo già tirato fuori. Cioè, li avevo già tirati fuori tutti anche prima. Commentate, fatemi sapere quale creazione vi è piaciuta di più. A me, ovviamente, quelle trasparenti, soprattutto la prima, cioè questa qua, che è venuta benissimo e si vedono benissimo i dettagli. Io vi sconsiglio di comprare questo stampo per... che è qua. Vi sconsiglio di comprare questo stampo per la resina, cioè di utilizzarlo magari, non so, o con la pasta polimerica oppure con la pasta quella che si asciuga all'aria, per me va benissimo, però per la resina non è una cosa molto, molto fattibile. Io adesso vi saluto e alla prossima, ciao!